Ciao ragazzi, sono Simone Crispo, bentornati in questo mio nuovo video. Oggi sono qui su un campo da calcio a Milano per fare il Crispo Sfida 2.0. Come avete visto dal titolo e dalla copertina, ragazzi, oggi sfido più di un creator, un amico. Eccolo qui. Come stai, Simo? Come stai? Bene, bene. Come te la senti questo? Potevamo anche non iniziare alle 8 di mattina. Però vabbè, sì. Io lavoro la sera, oh. Mi hanno regalato sta bottiglia. Allora ragazzi, il Crispo Sfida 2.0 funziona praticamente: noi abbiamo 5 sfide totali, al meglio di 3. Ci sono 4 macro argomenti che tu andrai a scegliere, ovvero attacco, difesa, dribbling e velocità e tiro. E si va su due pari in queste mini sfide. La quinta sfida è un 1 contro 1 stile pallone d'oro. Mi fa un culo così questo, lo dico io. Questo è l'elenco, adesso visto che tu sei l'ospite faccio scegliere a te il primo macro argomento. Io dico rigori. Rigori, subito sui calci di rigore. Allora però, innanzitutto Simo, questo Crispo Sfida 2.0 io voglio cercare sempre di ampliarlo sempre di più e automaticamente di avere più portieri. Io so che tu ti sei scelto il tuo e io mi sono scelto il mio. Fai entrare il tuo portiere, chiamalo. Io vedo che c'è una maglietta qui di una squadra. Il mio portiere purtroppo ha fatto serata. Vieni qua, oh! E andiamo! Siamo molto più forti dei Seven Sins. E abbiamo detto tutto a casa. Posso dire, io aspetto la partita 17 contro di voi. Sergei è nettamente più forte di Fene, il Donnarumma. Comunque hai scelto un portiere che mi ha battuto in un Crispo Sfida. Apro e chiudo parentesi. Male. Quindi adesso facciamo entrare un altro portiere di livello che sarà il mio portiere per queste sfide. Vieni, vieni. Allora ti anticipo già che Dile è un grandissimo pala rigori e tu hai scelto i rigori come prima sfida. Lo so, ho già fatto una challenge con lui. Non preoccuparti, Simo, tutti i gol. Allora, non perdiamo tempo in chiacchiere, saranno 5 rigori alternati. Simo, in bocca al lupo. Io vado in porta. L'ha già sfunnato. Io ho portato come coach l'uomo più forte della GOAT League. Ragazzi, questo è il mio uomo. Questo è il mio uomo e sono sicuro che oggi mi fa la prestazione per onorare quanto lui è forte e per onorare questa maglia. Oggi in cabina di regia, ragazzi, il signor Fene per commentare un po' i portieri. Ah. E Figa invece per commentare me, Simo. Va bene, ci state? Vai, vai, Simo, quando vuoi. Vai di me! Sì, cazzo! Oh, è il mio uomo! Madonna, ma qua c'è un portierone, Qua c'è un Tomaggi! Cosa? Chi sbaglia il primo vince sempre. Io ti dico che subito 2 su 2. Eccolo! Lo sento! Simo concentrato, Simone. Sempre con la testa. Sedile! Vamos! Se lo mangi, Sede! Oh no! Non ci arriva, Simo! Va bene, Sede! Perde due dita, Sergei. Berlini sulla palla, è agitato, non capisce niente. Oh, Simo, non voglio mettere ansia, però se sbagli qua male, Sedile! Raga, che cazzo è? È la sintetica, non ci sono le zone. Ci pensa Sergei, dicono. Ci credo poco. No. Di Lernia per chiudere la partita. Dai, Dile! Il 12esimo portiere più forte di YouTube Italia. Dai, Dile! 12esimo. Bravo, Simo! Bravo, Simo! Ora si affida al suo portiere, sì. Te lo pari, Sere! Te lo mangi! In scioltezza. Sergei. Prima sfida vinta da me. Grazie Dile, dov'è Dile? Eccolo. Allora, adesso tocca a me scegliere il macro argomento e ovviamente scelgo tiro perché è il mio punto di forza. Però Simo, voglio sfidarti non nel tiro da fermo, ma stop e tiro. Faremo come rigori, ovvero 5 tiri a testa. Stop e tiro, va bene? Questo okay. È suo, vai, questo è bene. Vai. Il mio uomo si riscatta adesso. Simo, inizia quando vuoi. Questo è top, Questa è bella palla. Questo è gol. Sì! Simo. Guarda come gli dà bene il mio portiere. Guarda il mio portiere come guarda, perfetta. Questa è una bella perfetta. Palla. Perfetta. La setta, tira. Bravo, Sere! Questa è bella, dai, Ma tu, questo vola a giro, guarda. Là! Ma rete, rete vettata. Intanto siamo in vantaggio. Guarda. Questo è che palla. No! Bravo, Sere! Sergei c'è. Vale. Sergei c'è. Oh, no, no!
Vai, vai. Vai, dire, vediamo te. Dile, tirimi a casa. Occhio. Te lo mangi? Vai, vai. Vai, di netto. Bellissima. Te lo mangi? Bravo! E intanto stiamo vincendo la seconda sfida, oh, e quello è l'importante. Dire, questa la devi parare. Bello. Sto ci stinco. Questo è buono. Dire. Ora devo segnare per forza, per pareggiare, per poter vincere la gara. Maggi! Maggi! A colazione! A colazione! È lì! A colazione! Mangiamo! Dile, ti giuro ti sfondo! Quanto è vero di ora ti sfondo! Ora io ci sono. Mezza altezza! Segna fa gol! Guarda che sto più imbarazzando! No. Ma invece no! No! Va bene, siamo ancora in gioco, eh! No! Dai, ginocchio, no. Dai! Non so se avete visto dire cosa ha fatto, si è fatto mezz'ora dopo. Non mi devi fare scherzi, sto facendo brutte figure, non devo fare brutte figure. Attenzione, attenzione! Se lo mangia, vai Sere! No. Sì! Oh! Grande Sere! Il portiere più forte di YouTube Italia! 1-1, 1-1. Il mio uomo vince. Primo, uno pari, adesso tocca a te scegliere il macro argomento e automaticamente la mini sfida. Visto che Dile dice che io lo soffro sugli shoutout. Shoutout! Io e te, face to face! Quindi macro argomento scelto attacco, minigioco, shoutout. Okay. Allora faremo tre shoutout a testa partendo dalla tre quarti. Simo, inizio io, voglio iniziare io. Vai. Quindi ragazzi, ripeto, tre shoutout a testa, avremo 10-12 secondi per concludere in porta, che vinca il migliore. Simone Crispo parte contro Sergei. No! Il parachute out! Chi ha detto? Ma dove vai? Dove vai? Ma qualcuno gli vuole dire che il campo è finito? So, Berlini è partito. Berlini. Oddio! Ora tocca a me. Crispo contro il 60° portiere più forte di Italia. Attenzione. Niente da dire. Sere, puoi anche uscire dalla porta, eh? Bisogna complimentarsi con l'avversario quando fa un bel gol. E mi sembra giusto. Vai Dile, credo in te, eh! È partito! Il mio uomo! Sì, Dile! Sì! Vai Crispo! Ci sta con di fatto a mezzo, Vabbè, sì, lo soffro. No. Si è finalmente abituato ai campi milanesi. Facile. Simone Crispo. Dai che andiamo d'oltranza, dai, eh. Dai Dile. Simone Berlini. Sì, che lo salti. Sì, Dile. Vamo. Allora Simo, siamo 2-1 per me. Manca la quarta sfida, scelgo io. Il macro argomento è difesa. Questo perché? Perché io me la cavicchio in difesa e tu hai giocato nazionale creator difensore centrale. Quindi faremo la difesa un po' particolare, che prende spunto dall'ultima sfida del Crispo Sfida 1.0, ovvero che io ti passo il pallone e tu mi punti e devi andare a segnare. Che però inizia... in questo caso il punto lo prende il difensore, non l'attaccante. Ok. Quindi non devi far segnare l'attaccante, ok? Vale anche se non segni, perché il punto lo prende la difesa. Quindi se tu mi scarti e non segni, io comunque prendo il punto, ok? Parti tu. Parto io? In difesa. Parti tu in difesa? Va bene. Sono uno contro uno. Simo, fammi vedere il difensore che è in te. Parte lui. Oh! Simo! Simo! Berlini! Non passa! Con Berlini non si passa. Con il difensore di nostra casa non si passa. Attenzione, Berlini. Uno contro uno. Crispo, noto per la sua difesa. Berlini! Ti ha preso il cappellino. È partito. Attenzione, è partito. Ci vuole... Mangiato! Gran bel gol. Sergei non capisce nulla. Ghiacciato. Io chiamerei il VAR. Questo si ripete. E mai fallo. Decide il maestro. Poco c'è stato. Fallo. Ragazzi, se c'è un arbitro apposta. Non mi dice, passo importante. Mamma mia! Vieni qui! Andiamo, fighe!
voi da casa avete visto il replay. Ha rovinato un format perfetto, Simone. Non mi salti, vai mucciato. La spizzica di spalla. Mucciaccio. Vai. Non voglio mettere pressione, però se sbagli adesso. Con la pressione mi sveglio. Fagli vedere, Simo. No! Avevi quasi fregato, eh? Ragazzi, sfida terminata, 3-1. Simo, dici la verità. Snappi. Quindi ragazzi, video terminato con una mia vittoria per 3-1 contro Simone. Meritato. Quindi vabbè, aggiorniamo. Lui gioca sul campo, ma giochiamo in discoteca la prossima volta. E vediamo chi cazzo vince. Ma guarda che me la gioco Simone in discoteca. Quindi ragazzi, aggiorniamo il counter e vediamo che sono 3 vittorie e 0 sconfitte. Simo, come hai visto questa Crispo sfida? Cosa posso migliorare di questo format? Innanzitutto chiamare gente un po' più seria. Beh, seria. No, cioè, nel senso, non per così, il capello, buttata così, buttata così. Un mese mi opero, poi questo qua non gioca più in gol. No, posso, tra un mese vedremo. Torni a Mucciacios. Allora, innanzitutto ringrazio Fene per aver partecipato, Tiche, Sergei. Mamma, ho perso la E Dile, ragazzi, io e Dile ancora dobbiamo perdere un Crispo sfida, anche il super Crispo sfida abbiamo vinto. Quindi, posso, ragazzi, interromperti un secondo? Vai. Ah, perché io vorrei vedere una sfida con Fratino. Fratino. Il sorriso più bello di Milano. Lui ti batterà. Chi è il bomber degli Olimpici? La tua prima sconfitta. Facciamo una cosa, 5.000 mi piace, sblocca la sfida contro Fratino. Sì, giocate la 10 in got. Quindi ragazzi, la 10 in got. Quindi ragazzi, se non lo siete, iscrivetevi, lasciate tanti bei mi piace. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, aiuto. Ciao, aiuto. Ragazzi.